E allora, fratelli e sorelle, invochiamo il nome del Signore, o Spirito Santo, vieni a visitarci, vieni a darci la tua luce, la tua pace, la tua gioia. Ecco, abbiamo avuto assegnato dal pastorale un tema ed è l'obbedienza, poi l'umiltà, così cominciamo con le virtù cristiane e interrompiamo il discorso che avevamo fatto sull'uomo spirituale. Abbiamo parlato delle tre categorie di uomini che possono così trovarsi in mezzo a noi. Ci sono gli uomini materiali, naturali, quelli che vivono secondo gli istinti, in prevalenza, poi gli uomini razionali, quelli che vivono secondo ragione, in prevalenza, non illuminato dalla fede, e uomini spirituali che vivono secondo la fede, meglio secondo lo spirito, in prevalenza. Questi sono i pneumaticoi, i pneumatici, gli spirituali, i perfetti. Il cristiano completo dovrebbe essere così, cristiano perfetto. Per questo l'Apostolo, dammi il testo, nel secondo capitolo, dopo il primo, dove ha accennato già, della lettera prima ai Corinzi, dice queste parole: fratelli, considerata la vostra chiamata, non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ed è per Lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, perché come sta scritto, chi si vanta nel Signore. Ecco, il nostro vanto è il Signore. Tra noi non ci sono molti sapienti, ma anche se ci fossero molti sapienti, molti uomini di gran classe, davanti a Dio non contano nulla. Davanti a Dio chi conta? Conta chi ha Cristo, chi ha lo Spirito di Cristo. E Lui la vera sapienza per noi. Per questo Gesù diceva: ti ringrazio, Padre, perché hai nascosto queste cose ai grandi del mondo e le hai rivelate ai piccoli, perché così a te è piaciuto. E la conoscenza di Dio, che è la cosa più grande per l'uomo, la cosa più importante è conoscere Dio, e soltanto i piccoli lo conoscono, quelli ai quali Cristo, il solo che conosce Dio, può rivelarlo. Noi dovremmo essere i piccoli di Dio, i sapienti di Dio. E a questi che si rivolge Paolo, nel secondo capitolo della prima lettera ai Corinzi. Quando io sono venuto in mezzo a voi, non ritenne di parlare in mezzo a voi con linguaggio di sapienza, ma ho presentato Gesù Cristo e questi crocifisso. In verità, in mezzo a voi
Io mi sono presentata nella debolezza, con molto timore e trepidazione, e la mia parola è stato un messaggio non basato su discorsi persuasivi di sapienza umana, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza, ma fosse fondata soltanto sulla potenza di Dio. Ecco allora, tra i perfetti, saremmo noi, dovremmo essere, parliamo sì di sapienza, ma della sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo. E tra noi, che noi parliamo di sapienza, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrare nel cuore dell'uomo, questo Dio ha preparato per coloro che lo amano. Ma a noi questo Dio le ha rivelato per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi conosce i segreti dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo, che è Lui? Così nessuno conosce i segreti di Dio, se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio. Per cui noi esprimiamo cose spirituali in termini spirituali per uomini spirituali. Ossia, prendiamo spiriti pneumatici, termini pneumatici, per uomini pneumatici. L'uomo naturale, ecco, l'uomo naturale non comprende le cose dello Spirito di Dio. Ecco perché la prima classe non può comprendere i discorsi spirituali. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché manca l'affinità, perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Ecco, l'uomo spirituale giudica tutto e tutti, ma non è giudicato da nessuno, perché ha lo Spirito di Dio. Noi abbiamo, ecco, conclude, il pensiero di Cristo. Chi infatti ha conosciuto il pensiero del Signore, ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. Qual è l'uomo spirituale? Colui che ha il pensiero di Cristo. Colui che ha gli occhi di Cristo, la mente di Cristo, giudica come Cristo, vede come Cristo. E di questa terza categoria che noi dovremmo parlare stasera, ossia un discorso di alta spiritualità per uomini altamente spirituali. Se voi siete degli uomini altamente spirituali, noi possiamo parlare di questa sapienza di Dio, di questa conoscenza di Dio riservata agli uomini spirituali. Questo però avviene nel cammino nostro, e avviene se noi saremo fedeli allo Spirito. Lo Spirito infatti si rivelerà continuamente a noi. Ma di questo noi tratteremo più in là, perché è un discorso molto importante che noi dobbiamo tessere. Il discorso di questa sera era in realtà sull'obbedienza, almeno così hanno stabilito. E questa obbedienza rientra in questo programma: rivestitevi delle virtù di Cristo. Ora, la prima virtù di Cristo, quella che traspare
dalle scritture e l'obbedienza. Lo accenniamo appena, perché non vorremmo così sciupare un argomento così grande e vi bastano soltanto alcune linee, poi procediamo ai gruppi di preghiera. Perché la prima, l'obbedienza, è la virtù regia, la virtù regale, la virtù del re dei re. La virtù di Cristo. Potrebbe sembrare che l'obbedienza è una virtù che rende schiavi dei sudditi, dei poveracci, che debbono sempre obbedire. Invece no, l'obbedienza è la virtù regale, la virtù di Cristo. La virtù del Signore. Cristo che si rende obbediente, obbediente al Padre. Quando parliamo di Cristo, noi dobbiamo parlare al vir obedience, all'uomo obbediente, l'uomo obbediente in tutto. Guardate, Cristo per obbedienza scende dal cielo sulla terra. Pur essendo uguale a Dio, obbedisce al Padre e scende in questo mondo e si incarna. L'obbedienza segna il momento dell'incarnazione. Per questo è detto nella lettera agli Ebrei che cita il Salmo, nel primo momento in cui tu mi hai inviato in questo mondo, nel primo mio ingresso in questo mondo, io ho detto, ecco mio Dio, sono venuto per fare la tua volontà. Mi hai dato un corpo perché io te lo offra. Mi hai forato le orecchie perché io ascolti la tua voce. Era proprio del servo obbediente la foratura all'orecchio che i padroni mettevano. Gesù si presenta come il servo forato e all'orecchio, il servo umile e obbediente. E San Paolo, celebrando nella lettera ai Filippesi, nel celebre inno cristologico, parlando di Cristo, dice: il quale fu obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per obbedienza egli visse e scelse quel progetto di vita segnato dal Padre, non il suo progetto di vita. Lui avrebbe potuto dire: bene, io sono sceso, sono il Redentore del mondo, sono il Signore del mondo, il Redentore del mondo, sono il Salvatore del mondo. Beh, adesso faccio un progetto per salvarlo, no? Il progetto era quello del Padre, che a lui Gesù conveniva, ed era il Salvatore del mondo. Dovette fare il progetto del Padre, salvare il mondo attraverso la croce e la morte. Padre, non si faccia la mia volontà, ma la tua. Dicevo continuamente: il mio cibo è fare la volontà del Padre. Riconosce per suoi quelli che fanno la volontà del Padre, che è mio padre, mia madre, mio fratello, mia sorella, quelli che fanno la volontà di Dio, questi mi appartengono, sono mia madre, mio fratello e mia sorella, ossia la nuova consanguinità. Con l'obbedienza noi diventiamo consanguinei di Cristo. Ecco l'unica virtù che ci fa consanguinei di Cristo, l'obbedienza. Altro che umiltà, che umiliazione. Si diventa partecipi di Cristo, consanguinei di Cristo. Ancora, Cristo è sempre obbediente, non soltanto al Padre è obbediente,
ma fu obbediente a San Giuseppe e alla Madonna, ad uomini. Obbediente a San Giuseppe e alla Madonna. Fu suddito di Giuseppe e di Maria, sempre. Obbedì sempre. Perché? Perché Adamo aveva disobbedito. E come dice Paolo nella lettera ai Romani, egli attraverso l'obbedienza tracciò la nuova via della giustificazione per l'uomo, il quale era stato costituito peccatore attraverso la disobbedienza. Con la disobbedienza si diventa peccatori, si diventa infernali. Con l'obbedienza si diventa celestiali, si diventa della razza di Cristo, cioè della natura di Cristo. Obbediente al Padre del Cielo, obbediente ai genitori. Sapete, Gesù è ancora obbediente ora che è in cielo. Quando sull'altare io lo chiamo e gli dico: scendi sulle mie mani, nelle mie mani, anche che le mie mani sono sporche, egli obbedisce. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, e lui scende dal cielo ed è nelle mani del sacerdote, obbedisce al sacerdote. Quando io assolvo, cosa dice? Quello che fai tu lo faccio io. Tu l'assolvi e lo assolvo pure io. Tu non l'assolvi, non la so neanche io. Quello che avete fatto sulla terra, quello che avete legato sulla terra, sarà legato in cielo. Quello che voi sciogliete sulla terra, sarà sciolto in cielo. Vi ho dato ogni potere, il Padre mi ha dato ogni potere. Questo potere lo comunico a voi. E lui obbedisce. Quando io dico, te assolvo, lui, stringente, te assolvo pure io. Quando io dico vieni, stringi i denti, vengo qui nelle tue mani. Ecco l'obbedienza di Dio. Dio obbediente, Dio obbediente. Soltanto l'uomo è disobbediente, come quel mascalzone di Satana che fu disobbediente a Dio e indusse alla disobbedienza Adamo ed Eva e fu la rovina per il mondo. Come la disobbedienza fu la rovina del mondo, così l'obbedienza è la salvezza del mondo. E lo stesso vale per ciascuno di noi. La disobbedienza è la nostra rovina, l'obbedienza è la nostra salvezza. Anche per un gruppo dove c'è l'obbedienza è salvo, un gruppo dove c'è la disobbedienza è dannato. Di qui l'importanza dell'obbedienza, la virtù regale, la virtù di Cristo, la virtù grande che fa grande. Ed è scritto: chi è obbediente canta sempre vittoria. Chi obbedisce canta sempre vittoria. Chi disobbedisce è sempre condannato. Di qui l'importanza dell'obbedienza. A chi obbedire? A tutti. A tutti. San Francesco, il grande obbediente, era il fondatore dell'ordine, era il generale dell'ordine. Poi, quando si dimise perché era molto affaticato, e allora chiese un superiore per lui, un superiore personale, perché non voleva stare fuori dell'obbedienza. Io sono il capo e perciò posso fare quel che voglio, no? Voglio un superiore personale. E chiese l'ultimo dei frati, volevo un novizio. L'ultimo venuto per proprio superiore, poi fu assegnato a frate Leone e obbediva puntualmente a frate Leone.
Perché l'uomo santo, che è sapiente, sa il valore dell'obbedienza, di sottostare, sottostare. Per questo, dice San Paolo, siate sottomessi gli uni agli altri. Ognuno deve avere un superiore a cui obbedire. E quando non lo trova, deve andarlo a cercare. Invece, quando uno dice, io comando io qua, tutta un'obbedienza mia, quello è il diavolo in persona. Quello è animato dal diavolo. Come siamo insipienti, come siamo insipienti, come siamo insipienti. Ma di questo riparleremo da presto, quando saremo tutti e quando ci sono i capoccia, come la vedo qua. San Lorenzo da Brindisi era un santo, un grande santo, dottore della Chiesa. Parlava correttamente 7 lingue. Era ambasciatore del Papa presso tante nazioni. Un grande uomo. Era uno scienziato e un santo. Sapete, questo uomo benedetto soleva accendere 2 lampade. Una lampada davanti a Gesù sacramentato e una lampada proprio alla stanza del suo superiore. E cosa faceva? Quando passava davanti a Gesù sacramentato, si inginocchiava. Quando passava davanti alla stanza superiore, si inginocchiava, faceva genuflessione. Ma gli diceva, tu, padre Lorenzo, tu che sei scienziato, dottore, che gesti sono questi? Ah no, ah no, perché questa è la verità. Ecco il santo che nella verità si inginocchia davanti alla stanza del superiore, come se giocasse davanti a Gesù sacramentato. Aveva compreso l'obbedienza, questa virtù grande e meravigliosa. Noi siamo cretini, sciocchi, quando non apprezziamo la virtù dell'obbedienza. Dovremmo noi andare in cerca di chi ci comanda. Dovremmo andare in cerca col lanternino di chi ci comanda. Tu mi vuoi comandare, tu mi vuoi comandare, tu mi vuoi comandare. San Francesco, sempre, e chiudo, si lamentava, ed è una delle confessioni, fa proprio quando si confessa, fa la confessione generale. C'è la confessione di San Francesco. E uno dei peccati era questo: Signore, io mi accuso davanti a te che sì, è vero che mi sono sottomesso a tutti, ma ancora non mi sono sottomesso ai fratelli animali, al mulo, all'asino, al cavallo, ancora non mi sono sottomesso. Me ne accuso, Signore, davanti a te, perché non mi sono sottomesso ai miei fratelli animali. Vedevano, ma che pazzo, cosa, roba da matte. Noi faremo. Invece ecco la virtù dell'obbedienza, il senso dell'obbedienza. Voleva essere sottomesso anche agli animali. Invece noi così, chi ti può comandare? E qui è io. Ecco qua. Così via, cretino, è un cretino, che non capisce niente. Oppure quando, io, non lo ci obbedisco. È un cretino davanti, a Dio. Invece il saggio è sempre sottomesso, va cercando come obbedire, e obbedire in tutto. San Francesco domandava sempre il permesso, e si consegnava sempre con gli altri, perché era sottomesso a tutti, come Cristo. Da questo dovete apprezzare la virtù dell'obbedienza, che è la virtù regale,
quelle che ci fa consanguinei di Cristo, è che noi non abbiamo capito nulla, cominciando da me, non abbiamo capito nulla. E questo è l'ABC dell'uomo perfetto di cui vi ho parlato, l'uomo perfetto di terza categoria, incomincia ad obbedire, a prestare l'obbedienza e ad essere sottomesso a tutti. E poi continua nelle altre virtù. Amen. Ciciu, quanto finio. Fra felice da canterige, come dice, nostro santo obbediente, amico di San Filippo Neri, quando si incontravano per strada, erano anche umili, fra felice, che sei felice, così lontano, e tu, padre Filippo, che dici, padre Filippo, l'umiltà dei santi, l'umiltà dei santi, perché obbedienza e umiltà vanno di pari passo. Questo San Filippo Neri e Fra Felice erano amicissimi, due grandi santi che illuminarono Roma con la loro virtù, con la loro virtù, virtù di umiltà. Fra Felice. Questa aneddoto ve lo voglio raccontare. Fra Felice era amicissimo di padre Filippo. Padre Filippo era, il Papa aveva una grande riverenza di padre Filippo. Padre Filippo di domenica diceva la messa bene, come qualunque altro sacerdote, così breve. Anche il Beato Cafasso diceva la messa, 22 minuti ci metteva la messa. Quando invece diceva la messa per conto proprio, 4 ore. E c'era un sacristano che frignava, e come facevo? Io stavo solo, perché guardava i cannieri, si consumava di cannieri, di tempo i cannieri gustavano. Una volta padre Filippo esce, a quei tempi si usciva con il calice in mano, non si trovava all'altare, il calice si portava. Si portava allora padre Filippo, faceva così. E ora qua, così fermava. Padre Filippo, come posso fare? Calpesto gli angeli, qui è tutto affollato di angeli, non so dove mettere i piedi. Angelo non ce ne vediamo, ma qual angelo comunque, una volta padre Filippo aveva una, cioè c'era una persona di riguardo che tutti celebravano come santa, era una santa, e il Papa l'aveva in grande stima, però voleva essere rassicurata da padre Filippo se veramente questa persona era santa, come tutti dicevano. E allora padre Filippo disse, beh, mandi da me, vediamo, faccio un discernimento e poi ti do la risposta. E allora il santo andò a casa, questa la ricevetta con tutti gli onori e cose, e padre Filippo, insomma. E appena entrò, che pioveva, pioveva, pioveva così. Oh, pigliò pastrano, e lo butta lì nel divano, dispettito, tutto pastrano, tutto bagnato nel divano di seta. Cominciò, oh, come sono stanco, si pigliava le scarpe, stivale, e pigliava e mise nell'altro portone, tutto impangato. Oh, arrabbiare così. Permette signore perché sono stanco proprio,
taccarato di cose, e si stavano sul proietto. Oh! Papà referì, ma che modo di fare questo? Ma scusate, ma intanto che può fare? Così è capitato. Cominciò a chiacchierare e poi c'è Santità che voleva una risposta da lei, perché Papa dice, la risposta da lei su quell'affare che lei sa. Ah, sì, quando vai domani da Papa in udienza ci dice che devi già fare, non c'è niente di niente, va bene? Quello che sapere se era santo o non era santa, eh? Ci dice così, devi già fare, non sa niente di niente. Ah, bene, ma che fare? Io lo sapevo, Papa. Non ce n'è niente. Ecco, vedete un poco gli episodi dei santi. Una volta incontrò una penitente, la quale era bella aggrondata, via gli dava festa. Bettina. Ah, padre Filippo, dove sei andato? Ah, c'è la festa, guarda. Ah, vedi che abbettina. Ci scoprivano tutti i capelli, si stavano tutti ferrette fuori. Ah, parla prima. Va bene, va bene, va bene. A così si cammina. Questo è il modo di fare dei santi, va bene. Padre Filippo. Una volta ci dissero, Cristo è santo, padre. E allora dovevano venire personaggi importanti per fargli una visita. Ah, va bene. E siccome il Papa che gli mandava questi personaggi per farci vedere un santo, e gli dice, Papa, oh, non mi mandare a chiesa. Ma io dice, no, devo mandare perché mi hanno chiesto, vengo dall'estero, sono persone importanti, perciò. Per dovere di ufficio, te li mando, vogliono conoscere. La fama era arrivata dovunque. Allora, cosa si è vestito? Si è vestito Arlecchino. E fece vedere sedere accanto a lui il servo, il serviente da Bertoldo. Poi si fece dare un libro di una specie di Pinocchio, Bertoldo e Bertoldino. E io ero con berrettietto verde, qui causa azzurra, e qui scialla, cos'è? E allora bussano, questo. C'è qui il reverendo padre Felipe. Ah, sì, sono io. Usando. Aspettate che finisce un racconto, perché questa cosa. Era a crepapelle, a crepapelle. Che cosa Bertoldo che faceva? Ah, scusate, ma come? Se ne andarono scandalizzati, chi stiamo santo? E allora. Poi un papa dice, ma che come nasce? Ma da prima, che come nasce tu papa? Come nasce? Ecco, per umiliarsi, sono gli aneddoti di padre Filippo e ne combinava di tutti i colori ne combinava. Però era un santo. No, combina Marachelle. Perciò, e allora ecco l'umiltà dei santi, era obbedientissimo, umilissimo, e quando pregava tremava nelle mura. Andava in estasi, c'erano 4 ore a pregare e tutti correvano da lui perché la santità trapelava da tutta la sua pelle. Quando il Papa gli mandò il cappello cardinalizio, volevo fare cardinale, appena ricevette il cappello cardinalizio, quello rosso, pigliavo il cappello. Mannateci il lo papa, paradiso, paradiso, aure che cappello. Ecco,
Queste erano i santi. Briose, questo padre Filippo, erano briose. Fra Frigia, più briose di lui, quando si incontravano, erano marachelle che facevano, per amore di Dio. Per amore di Dio. Non si davano aria. Ed entrambe obbedientissime, perché l'obbedienza è la virtù di Cristo e della virtù dei santi. Questo a proposito di Fra Felice da Cantalice, il quale quando andò in cantina, a proposito per spennucciare un vino, e allora il superiore lo chiamò: Fra Felice, Fra Felice, ed era qua cannata. Che spennucciava vino, subito lascia cannata già e cosa aperta, avuta aperta e corre. Qua cannata e va. Parli sapere cosa vuole. Che stava facendo? Che c'è? Stava pigliando vino per la comunità. Ma la sai così aperta perché mi chiamavo subito, correvo. E allora va, uso per le scinne, mi consumai e scendiamo tutti noi, che trovò che il fiotto si era fermato così in aria c'era il fiotto del vino da bottiglina, così, ecco qua, ecco l'obbedienza. Santa Francesca di Chantal, un'altra grande santa, quando la chiamava suo marito, stava leggendo l'ufficiatura divina, leggeva, e così quando vide gli euro, allora dice: Francesca, subito lasciò, perché il marito che la chiamava, e subito correva. Poi andò di nuovo, e allora quando gli oro mi dice: Francesca, subito, lasciava. Per 3 volte lascia la stessa parola. La quarta volta, quando Ioram vide, e la vide la parola dove si era fermata, tutto d'oro luminoso. Era il Signore che ho detto: tu hai obbedito a tuo marito, hai lasciato tutto. Ed ecco, io ti mostro proprio quella parola dove tu sei fermata, tutto d'oro splendente. Per dire quanto vale l'obbedienza. Questi sono aneddoti in cui il Signore manifesta quanto apprezza le virtù dell'obbedienza. Virtù dell'obbedienza. San Bonaventura da Potenza, fratello nostro, il Signore, la virtù dell'obbedienza. Sono uscito tutti e due per fare un affare e allora superiore ci dice così: fermati qua e aspetta, non ti muovere, perché io devo andare a fare compre e cose, poi vengo. E allora che fa? Tuon, lampa, pioggia, dirotta. Lui era sotto canaluno. O superiore si riparava, perché finisce la pioggia, la tempesta, e da sotto. Quando poi dopo 2 ore va, lo trova tutto intrizzito, inzuppato. Ma padre Bonaventura, che stava? Mi disse di fermarmi qua, non mi muovere. E io non mi sono mosso. Non mi sono mosso. Ecco qua. L'obbedienza. E quando morì, non poteva morire. E allora ci diceva padre superiore: io muoio quando mi dà l'obbedienza di morire. Ed era così. Era in agonia, è da 3 giorni che era in agonia. Padre, qua so, mi dà l'obbedienza, io muoio. Se mi dà l'obbedienza, non muoio. Superiore, non ci veniva di dare l'obbedienza di morire. Veramente quello lo supplicò. Io sono stanco di stare in agonia. Se vuole, mi dia l'obbedienza di morire. Altrimenti, fa come vuole. E allora il superiore disse: nel nome di Dio, muori in pace. Morì per obbedienza. Ecco l'obbedienza. I santi, che ne sapienti, sapienti le cose come stanno.
Invece noi che siamo esperti, che sappiamo tanto, diciamo, ah, che qua, ma non è fatto per conto mio. Facciamo, no, proviamo. Il quale vuole fare per conto suo. E che non ne capiamo niente. Non ne capiamo niente. Invece l'uomo perfetto, di cui parleremo un'altra volta, incomincia ad essere perfetto con l'obbedienza e l'umiltà. E poi procede nelle altre virtù. Amen. Ora facciamo i gruppetti. Siamo aumentati, siamo quasi un centinaio, però di capoccia, non giù. Virtù cristiana è virtù per tutti. L'obbedienza è virtù per i cristiani. I religiosi la prendono e ne fanno un voto, ma come virtù è virtù cristiana. Tutti dobbiamo obbedire. Niente. E chi non ha un superiore se lo deve fare. Anche tra i carismatici, anticamente, agli inizi, c'era il superiore personale, sottomessi gli uni agli altri. Ognuno si doveva scegliere il proprio superiore a cui obbedire. Poi questo modo di fare non si vede più. Ma ognuno deve avere un altro fratello, un'altra sorella a cui obbedire, in modo da non essere libero e indipendente. Per cui il capo deve scegliersi uno a cui obbedire. Gli altri saranno sottomessi a lui, ma lui deve essere sottomesso a un altro. Questa è come regola. Ecco. In modo che nessuno sia libero, ognuno deve essere obbediente, deve obbedire a qualcuno, anche che sia il superiore. Deve obbedire a qualcuno che fa da superiore a lui, superiore personale.